Buon 25 aprile. 75 anni fa le strade erano piene, la gente era felice, c'era grande gioia nel paese, era finita una guerra tremenda, era finita anche la guerra fratricida, perché il paese si è liberato di un regime che si era alleato con il regime nazista. Finito il fascismo, è nata la Repubblica Democratica. Questa Repubblica che noi stiamo difendendo, che vorremmo che i giovani, i quali purtroppo non sanno di non sapere che cosa è capitato ai nostri nonni e ai nostri genitori più anziani e credono che ci siano dei regimi da poter rivalutare. No, non si può rivalutare niente di per chi ha calpestato la dignità umana, ha tolto la libertà ai singoli e ai popoli. Noi stiamo vivendo bene, non questo 25 aprile. Il 25 aprile di quest'anno no, non lo stiamo vivendo bene. Il nostro paese, come il pianeta intero, è angosciato da una questione che chiamiamo guerra perfino, perché è la lotta a un virus. È un nemico che stiamo studiando perché non è ancora noto del tutto. La scienza sta mettendo al servizio dell'umanità intera le sue capacità, anche questa unità della scienza. La solidarietà mondiale è il frutto di chi ha nel 1945 messo alle spalle tutti i regimi che sono contro la solidarietà fra gli uomini. Allora a noi tocca, in questo 25 aprile, che sarebbe dovuto essere di grande festa perché è il 75esimo anniversario di quella grande festa, in questo 25 aprile anche noi combattiamo. Come? Rispettando le regole, aiutando i nostri concittadini con dei sacrifici immensamente inferiori ai sacrifici di chi ha dato la vita per darci la libertà. Quindi questo 25 aprile in qualche maniera rimarrà nella storia, non come quello del 45, festoso. Un 25 aprile pensoso, stiamo ripensando a noi stessi, alla nostra storia, a ciò che abbiamo avuto e che per qualche settimana capiamo cosa significa non avere. Perfino la libertà di uscire di casa capiamo che è una grande libertà. Figurarsi quella che è stata donata a un popolo che poi si è conquistato una Costituzione che ha vissuto 75 anni di pace insieme all'Europa. È un 25 aprile che dobbiamo dedicare all'Europa. Abbiamo visto che da soli non si vince niente, neanche un virus. Stando insieme si può vincere. Soprattutto l'economia avrà bisogno che stiamo insieme. Gli Stati Uniti d'Europa saranno una grande potenza. Un paese alla volta sarà un paesino, l'Italia, la Francia, anche la Germania. Come combattere in pace, almeno dal punto di vista solo dell'economia, con dei grandi colossi? Il sogno dei patrioti di 75 anni fa era anche gli Stati Uniti d'Europa. De Gasperi, Schumann, Adenauer avevano vissuto una guerra fatta per le frontiere e avevano deciso che non si dovessero più fare queste guerre e hanno avuto l'idea dell'Europa unita. Uniti si vince e c'è la pace. Divisi, quando c'è la divisione, c'è la debolezza e qualche volta di nuovo una violenza che, se anche non assomiglia più alla guerra guerreggiata con le armi tradizionali, è una guerra che avvilisce la dignità del singolo e dei popoli. Viva la democrazia, viva la libertà, viva il 25 aprile!